Un saluto ai gentili telespettatori di TR News. Oggi vi salutiamo in aperta campagna nel comune di Surbo, davanti a una chiesetta molto antica, a una chiesetta che ci arriva dall'undicesimo secolo. La chiesa è Santa Maria d'Aurigo, molto conosciuta per essere il luogo dove i leccesi fanno la Pasquetta. E proprio da qui vi guideremo attraverso le terre del Salento. Guardate. Dall'Istituto Marcellino di Lecce per raccontare la mostra Le Marcelline ieri e oggi. Un percorso che si dipana a partire dal 1893, data che segna l'inaugurazione dell'edificio delle Marcelline a Lecce, sino al 1915, data dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Salento, l'atavica bellezza delle campagne, la lunga storia che esse nascondono fra gli olivi e le pietre di un paesaggio millenario. Riprendere un po' la Divina Commedia perché a scuola non è che io ho fatto la Divina Commedia, ne conoscevo qualche brano come quello che si fa a scuola, di approfondire la Divina Commedia. Ci troviamo nella chiesa più antica di San Cesario, una chiesa dedicata a San Giovanni Evangelista. E dalla grotta della Madonna di Lourdes in San Pietro Vernotico, la signora Giuseppina e la signora Assuntina ci prepareranno la parmigiana di carciofi e tanti altri sfizi che vedremo. Forse troppi, pochi, non lo so, vediamo. Allora, appuntamento stasera alle 21:30 con le Terre del Salento. Vi aspettiamo.